Salve a tutti, ben ritrovati al canale, io sono Mr. Natalini Cosplay. Voglio iniziare questa nuova serie con tutti voi che mi seguite, con questo nuovo gioco, Someday You'll Return. Questa è la Director's Cut. Siamo su PlayStation. Praticamente non conosco la storia di questo gioco, ma sembra un horror ambientato in una foresta, in un bosco. Un padre di nome Daniel alla ricerca di sua figlia misteriosamente scomparsa all'interno del bosco. Non conosco la storia, quindi ci giochiamo insieme per la prima volta. Vi chiedo scusa se ultimamente porto pochi gameplay, poche puntate, perché tra impegni vari, tra il cosplay e altri impegni, purtroppo sto poco su YouTube. Però piano piano cercherò di portarvi nuove serie, nuovi episodi. Questo è un gioco che avevo preso molto tempo fa, di cui non neanche ricordavo di averlo nella mia libreria. Naturalmente la categoria è horror. C'è continua, visto che l'avevo provato i primi minuti di gioco, soprattutto per i settaggi, e andava tutto alla perfezione. Io direi però di iniziare con voi una nuova partita. Quindi non andiamo sulle impostazioni e iniziamo una nuova partita insieme. Vai. Vediamo cosa ci aspetta, cosa ci attende. Ah, ok. Prologo. Iniziamo così, nei panni di questa ragazzina, che dovrebbe essere la figlia del nostro protagonista. Procediamo da sta parte, andiamo un po' a vedere. Cos'è, una sorta di bunker, sembra. Boh. Si sente un rumore inquietante. Naturalmente ci saranno i consueti jump scare. Qua, chiuso. Ok. Allora, dobbiamo andare per forza di qua. La grafica, devo dire, niente male. Ecco, che cazzo. What was that noise? The beast must be here already. La bestia. Che bestia? Si è aperta quella porta? Boh, forse prima era chiusa. Boh. Andiamo a vedere da sta parte, dai. Giusto per dare un'occhiata. Ci sono questi cavi, ci impediscono il passaggio. Quindi temo che dobbiamo andare dritto, però fatemi andare qua giù. Voglio esplorare un po' tutto, cercare di vedere un po' tutto quanto, anche se pure qui non si passa. Ok, niente. L'unica via è quella, praticamente dove si è aperta quella porta, quel rumore misterioso. Infatti vedo che c'è interazione, vai, spingi, vai. Un altro corridoio. Posto inquietante. Graficamente niente male, dai. Ma allora, qua giù, ok. Però fatemi vedere da sta parte. Niente. Tutto rotto qua. Niente. Ok. Allora andiamo qua giù. Non c'è altra alternativa, raga. Cos'è, quelle gabbie? Cazzo hanno imprigionato lì? Boh. Aia.
Non è tanto stabile sto posto, comunque. Cos'è quella roba là? Non saprei. Andiamo. C'è due vie. Sta parte. Andiamo un po' a vedere. Sempre se non succede niente di... Che cazzo? No, I'm too late. Ah, ecco. Mi sa che è franata sta roba. Boh. Qui la porta ma non si apre. Ok. Allora dobbiamo tornare indietro per forza dall'altra parte. Ma correre? Ah, ok, posso anche correre. Meno male. Con cautela, raga. Qua giù. Niente. Ok. Allora per forza là. Che cazzo? Cos'era? Boh. Una seggiola. Cos'è sto posto, raga? Boh. Non saprei, eh. Aia. Aia. Oh, abbiamo perso quell'oggetto che era... Cos'era? Una sorta di orologio, bussola... Boh. Cos'è? Un ascensore? Sta scendendo qualcuno? Si intraviste le gambe di qualcuno, boh. Il pendolo della mente oscilla tra senso e non senso, non tra giusto e sbagliato. CG Jung. E chi è? Boh. Siamo in auto. Cambiata completamente location, comunque. Bella sta musica. Speriamo che non mi dia problemi di copyright la musica perché altrimenti succede un casino. Spero di no. Stella? Chi è sua figlia? La ragazzina si chiama Stella? Ma che cazzo di nome è? Boh. Ida, chi è sta Ida? Sua moglie? O l'ex moglie? Oh. A scuola? Ma non credo, eh. Bella. Graficamente non è male, ma non è nemmeno il massimo, comunque. Oh! Per poco un incidente, raga. Bella comunque sta musica. E adesso un divieto di transito.
Ah, ma noi ci andiamo lo stesso, non badiamo a nessun segnale, noi andiamo dritti verso la nostra meta, che poi quale sarà la nostra meta? Boh, questa chi è? Can I Signora, help you? buongiorno. Hello, can you hear me? Un po' inquietante, sta vecchia. Autumn leaves, Eh? rocks and trees, all fall down. Beh, mi sa che ha alzato un po' il gomito, signora, Don't lei. have to hear this Comunque. bullshit. I've got to find Stella. Speriamo di trovare Stella. Ma comunque, che cazzo di nome abbiamo dato a nostra figlia, Stella? Cioè, che cazzo tra tanti nomi che c'è? A una ragazzina, a una bambina, Stella. Boh, vabbè. Originale? Boh, non saprei. Vai, vai, Daniel, deciso. Deciso, tanto prima o poi sta strada si ferma e saremo costretti a scendere. Già vedo una sbarra davanti a noi, quindi qui sicuramente dobbiamo, per forza delle cose, scendere dalla nostra vettura. Driving for me. Prendi She's il stopping here. cellulare, Even better, prendiamolo. she's straight down this path. This will be over sooner than I thought. Un po' d'aria fresca, dai. Siamo in mezzo a un bosco. Capitolo 1, passeggiata nel bosco. Oh, però un cesso da macchina, che cazzo da macchina è? Anche la targa 3PO R2D2. Cos'è, le iniziali robottino di Guerre Stellari? Proprio ha preso spunto del robot basso di Guerre Stellari. Vabbè, di Star Wars, ma non saprei niente. Ma che cazzo di macchina è? Brutta, veramente brutta. La sbarra, alza, vai, vai, Daniel. Niente. This thing is bolted shut. Oh, great. Now I'll have to walk. Beh, ho capito, ma siccome c'è il passaggio di là, non credo che dovevamo per forza. Ah, forse perché con la macchina? Che cazzo? Shit. I was just sitting in there. Oh, fuck C'è you up. andata grassa! Andata grassa! Guardate cosa è successo. No, io voglio andare a vedere a sto punto. Esaminiamo. Whatever just happened, I've got plenty of time to deal with it later. Direi, guarda lì. È caduto un ramo, un grosso ramo sopra la nostra macchina. Pensa se cadeva prima. A quest'ora avevamo fatto già una brutta fine. Comunque. Ok. Proseguiamo lungo sto sentiero. Se può correre, ok. Meno male. Questi? I segni del Kai? Boh. C'è il Kai anche qui. Che paesaggio. Vabbè, raga, graficamente non è il massimo, però tutto sommato non è niente male. Allora, qua vedo la segnaletica. Vediamo un po'. Prendi o riponi il cellulare con R1. Vediamo un I po'. need to keep going straight. I just have to follow the red trail markers. Ok. She's still just sitting there. Praticamente questa strada rossa, dobbiamo il pennino, addirittura abbiamo un cellulare con il pennino. No, grande, grande. Allora vediamo, rintraccia. Questo per tornare indietro, ok. Rintraccia, risparmio energetico. No, perché scusate. I messaggi, vediamo un po'. P-Bank, cos'è? Il saldo attuale sul tuo conto è di 784 C. Scrivi un messaggio. No, che cazzo devo scrivere?
Andiamo indietro. E Loiza? Che cazzo vuoi? Chi è sta? Dove diavolo sei? Scriviamo un messaggio, vai. Ti spiegherò quando torno, non sono affari tuoi, ignora. Ma non sono affari tuoi, no. Ti spiegherò quando torno, dai. Niente, torniamo indietro. Ok. Qua. Esaminiamo. Allora, qui a sinistra abbiamo Crocetta Zavadilka. Ok, 6 km, 7,5 km, l'altro cos'è? Cazzaleina, boh, vabbè. Invece a destra, cioè proseguendo dritto, c'è Sottogola, Foglia Fortunata e due sorgenti. Ma... diceva che dobbiamo andare dritto. Fatemi però dare un'occhiata qua. Il turismo in Repubblica Ceca. Ah, quindi ambientato, noi siamo in Repubblica Ceca. La Repubblica Ceca vanta un'ampia presenza di percorsi escursionistici nella natura incontaminata. Questi sentieri risalgono al 1884, quando un gruppo di volontari chiamato Poroska Jednota Radost effettuò la segnalazione del primo sentiero. Scusate la pronuncia, non so se si pronuncia in quel modo. L'Associazione per il Turismo della Repubblica Ceca, che al momento conta di oltre 40.000 membri, si occupa sin dal 1889 di preservare il segnavia su base volontaria e a titolo gratuito. Attualmente disponiamo di oltre 70.000 chilometri di sentieri segnati. Il sistema di segnalazione si basa sull'utilizzo di diversi colori, ovvero il blu, il rosso, il giallo e il verde. Poi vabbè, non è che sto a leggere tutto quanto perché... non finiamo più qui. Ok, a sto punto io però vorrei proseguire. Dai, proseguiamo il sentiero, anche perché qui c'è da camminare parecchio, mi sa. Vediamo un po' qua che cacchio c'è. Esaminiamo. Campanelle dei fiori. They don't bloom in the fall. Ah, ecco. Qui cos'è? Un Cristo, un crocifisso. Superstition. Ah, ok. E niente. Tutto qui. Nient'altro. Bello comunque. Si sente il cinguettio degli uccellini. Where's fantastico. Che cazzo succede? Never had a problem with heights before. Ah, mi sa che il nostro tipo soffre di vertigini. E allora dobbiamo proseguire dall'altra parte. C'è un ponte crollato e il nostro tizio soffre di vertigini. Messaggio ricevuto. Vediamo un po'. Con R1. Chi è? Messaggi, vai. Ida, vediamo che vuole Ida. Ho telefonato alla scuola, lì non c'è. Se non ti fai sentire, chiamo la polizia. Scrivi un messaggio. Calmati, sto andando da lei, lasciami in pace, ci penso io, ignora. Calmati, dai. Sto andando da lei. Sta scrivendo. Vediamo che cazzo scrive. Grazie, ho tanta paura. Scriviamo. No, ignora. Ok. Vabbè. Allora, qui devo proseguire, allora. Damn. I have to climb all the way up. Eh già. Dobbiamo salire lassù. A sto punto. Dove eravamo prima? Vai. Vai, Daniel. Bello, però. Una bella camminata nel bosco, dai, ogni tanto ci vuole. Fa bene alla salute. Qui cosa abbiamo? Un segnale, un nastro rosso. Beh, un altro là. L'avrà lasciato qualcuno, non saprei. La freccia indica qua, quindi là credo che non c'è niente. E niente, dobbiamo proseguire qua su.
in alto. This kid just walks out of school and nobody gives a rat's ass. She doesn't know how to drive, so someone had to bring her here. But who? Oh, Stella, what have you gotten yourself into now? Ok, qua. Si ammira un po' il paesaggio, ok. Ma noi andiamo, proseguiamo. A questo punto direi. Damn, I'm getting old. E beh. I should check Stella's location. Cos'è con tutte quelle i segni? Boh, non saprei. Comunque andiamo quassù. A sto punto. Aspetta, però c'era un'altra. C'è una via di qua. Boh, vabbè. Andiamo su comunque, dai. Qui. No! Raga, non ci posso credere. Attaccato a un albero, a un tronco di un albero, c'è il QR code con una scritta Casal Ten. Che cazzo ci fa un QR code attaccato al tronco dell'albero? Questa ma è nuova, raga. Vabbè. Casal Ten, 542 metri sul livello del mare. Meno credo. Qua su abbiamo una croce, vediamo un po'. I forgot how beautiful it is here. Bello. I wish I could stay. Forget. Bello. Everything. Che musica. Di violino. Violino. Il titolo. La musica un po' triste, dai, diciamo. Guardate che panorama, che scorcio. Gli serve un'attacca perché non prende quel telefono. Segnale GPS perso. E infatti qui. Niente, ok. A sto punto direi di tornare giù. It's gonna be dark soon and cold. E devo prendere l'altra via parallela. Qua c'è un fuoco, un disegno sull'albero del fuoco. Andiamo da sta parte. Giù, ok. Senza macchia, senza paura. Cerchiamo di scendere. Per di qua? Ma sì. Ok. Ste rocce qua. Qui c'è un fuoco. Esaminiamo. Someone was here recently. Ancora c'è del fumo, infatti. Vabbè. Qua. Mostra diario. Vediamo un po' da fare. Trovare Stella, raggiungere il punto in cui si trova Stella. Trovare Stella, Stella è scappata via di nuovo. E come al solito tocca a me riportarla a casa. Devo mettermi sulle tracce di Stella e portarla a casa il prima possibile. Ah, ecco, quindi è scappata, non è che è stata rapita. Vabbè. Andiamo da sta parte. Qua. Togli, vai. Sign or no sign, I have to follow this trail. Noi ci fa paura un divieto lì nel bosco, ma no. C'è un asse giù. Quindi scommetto che devo scendere giù a prendere quell'asse per che mi permette di attraversare lì il ponte. Vabbè. Prendi, vai, Daniel. Quindi scommetto che questo va messo qua, giusto? Usa, ok.
Ole. Vai. Ora andiamo. Oh. Damn it. I can't believe I'm doing this for her. Siamo caduti lo stesso. Nonostante abbiamo messo quella roba, siamo caduti. Qua? Che c'è? Esaminiamo? Delle tracce. If it was Stella, she was alone. Ok. Allora, qua c'è il nastro. Scommetto che dobbiamo andare da sta parte. Another ribbon. What a strange location. E beh. Proseguiamo qua. Tanto qua non c'è un cazzo. Ok. Dei nastri lassù, allora dobbiamo salire quassù. Vai. What a strange location. Tutti sti nastri rossi, vabbè. Uno là, ok. Qui. The tracks again. Orme, ok. Quindi sono passati da sta parte, vabbè. E qua, ecco, rispondiamo. Ida, vai. Where is she? You have to tell me. Your hysterics aren't helping. Stop calling me. Daniel, please tell me that she's safe. Listen, I don't. The first thing I'm gonna do when I leave here. Non c'è campo, quindi. Fucking cell. Questo che cazzo è? Un palo. Un paletto. Che cazzo ci fa sto paletto lì a terra? Boh. Poi di colore giallo. Vabbè. Qua? No, un altro QR code. Esamina. Sorgente Umisi. Ah, mi sa che qui se noi ci mettiamo il cellulare... Mi sa che ci dà delle informazioni del luogo. Vabbè, adesso non è che sto a provare. Comunque credo che sia così. Boh. L'hanno messo gli stessi sviluppatori del gioco per dare un po' magari le storie del luogo. Che cazzo, non so. Ma quando dobbiamo andare, gente? Qua che cazzo è distrutto lì? Sembra una passerella. Boh, vabbè. Proseguiamo qua. A sto punto. Allora. Qua. Proviamo un po' di qua. Un altro nastro. Tutti i nastri rossi. Beh, mi sa che dobbiamo... andare in direzione dei nastri rossi. Vai. Cos'è? Stella! She has to be close. Boh. Dici? Ma non credo, eh. Tra l'altro sta facendo buio. No. It can't be. It's her dress. Cos'è? Cos'è? Qui? Un cinghiale! Un cinghialotto! Un zaino! Vai, ispezione! Delle tronchesi! Un nastro! Accedi al banco da lavoro! Allora, inventario, poi c'è dall'inventario, ogni oggetto che raccogli verrà riposto lì. Se un oggetto è contrassegnato dall'icona di un ingranaggio, significa poi modificarlo. Seguente. In alcuni casi puoi servirti di questa finestra per interagire con gli oggetti del mondo di gioco, chiamati oggetti di gioco. Puoi ruotare un oggetto premendo R, tutte le azioni e gli oggetti con cui è possibile interagire sono disponibili sulla barra di utilizzo rapido.
Tieni d'occhio il misuratore di progressi in alto a destra per renderti conto del lavoro che è ancora necessario compiere, scusate. Ok. Ah, quindi questo? No? Vabbè. Al momento credo che non possiamo farci niente comunque. Qua? No, qua non c'è niente, anche perché la direzione credo, raga, che sia qua giù dritta. Qui? Sembrava della merda. Vabbè. Niente, proseguiamo. Vedremo un po' cosa ci attende in questo luogo misterioso, un po' macabro. Cos'è? What was that? Che cazzo era? Boh. Qua? Sembrava una grotta. E un ponticello? Un fiumiciattolo? Un ruscelletto, vabbè. Esaminiamo? Segna via. Okay. Ok. Ma che c'è una casa lassù? Sembra una struttura. Cos'è? I never thought I'd be here again. It was supposed to be sealed. Years ago, Stella's so afraid of the dark, she'd never go in there. Ah, quindi c'è già stato. Cos'è? Cos'è sta struttura? Non è una casa. Sembra qualcosa militare. Boh. Apri? Apriamo. Ah, ok. Vai, X. Hola. Esci. No, qui da dove siamo entrati. Qua. L1, attiva. La torcia del cellulare. Oh, ok. E luce sia. Quindi siamo in un bunker. Cos'è sta roba? Sembra un bunker, raga. Un bunker militare. Non saprei. Qua. Ok. Allora qua. Che cazzo c'è qua? Mi sa che non si passa però. No. Tutto chiuso, ok? Niente. Avremo sicuramente qualche brutto incontro. Qualche jump scare malefico. Allora qua siamo venuti. Qui c'è delle scale che scendono giù, ma prima vuoi andare a sta parte, raga? C'è qualcosa qui. Cos'è? Piede di porco. Interessante. Qua non si passa. Questo mi sa che ci serve. Qua? Cos'è sto spioncino qui? Non saprei. Vabbè. Andiamo giù a sto punto. Vai, Daniel. Musica inquietante. Che cazzo è? Ma qui non si passa, eh? Sbarrato. Niente. Allora? Cioè, sono sceso qua giù per cosa? Beh, vabbè. Allora risaliamo su, a sto punto. È cambiato qualcosa qua? Non credo. No. Qua neanche. Ah, qua giù. Si è attivato qualcosa, c'è una luce gialla, che cacchio è? Cos'è sta roba? Esamina.
message. I need to get in there. Un messaggio. Non saprei. Cos'è sto suono? Boh. Oh. Che cacchio è? Insetti. Qui? Sì, ma dove devo andare, raga, qui? Cioè, non riesco a passare. Vabbè. Qua? Niente. Ah, forse qua. R3, accovacciati. Vai. Esamina. I mattoni. Però qua che cavolo c'è? Qua? Un pozzo, cos'è? Looks pretty deep. Sembra un pozzo. Ok. Qui? Posiziona la luce. Ah, forse per il cellulare, ok. E qua? Fatti strada, vai. Vai. Ok. That's it. Now all I have to do is clear this rope. Usa, vai. Ah, col piede del porco. Vai, forza. Di forza, di potenza, Daniel. Tutta la potenza che hai. Vai. Ok. Io direi però di riprendere la luce. R3. Ok. Cos'è? Che cazzo c'è? Oh. Cazzo c'è? Aiuto! Una bambola. Cazzo è? Una bambola con un cartello. Non era colpa mia. Che cazzo vuol dire? Ah, questa raga è la bambola che abbiamo visto nei titoli a inizio gioco. Boh, almeno credo che sia quella. Ok, quindi dobbiamo... Che cazzo? Porca puttana, ma chi cazzo era? Predator? C'è Predator dentro sto bunker? Boh. What's that noise? I've got to get out of here. I've got to get out of here. Beh. Allora, vediamo un po'. Damn, someone must have stolen my... Il cellulare non ce l'abbiamo più, ok. Qui completamente buio, ma però siamo all'esterno. Vabbè. Stella, is that you? C'è una persona laggiù. Chi è, Stella? What the fuck is wrong with this? C'è una persona, vediamo. Andiamo un po' a vedere. Run! Oh, aia. È caduto il ponte. Sminiamo? Get under that ledge over there. I might be able to climb down these trunks. Gotta look around for something to help me. Però dobbiamo procurarci qualcosa. Ma non saprei, guarda. E niente, raga, dai, siamo giunti a un buon punto. Io direi di interrompere qui la prima puntata e riprenderemo appunto prossimamente da qui. Il secondo episodio lo riprenderemo da qui. Vi invito ancora una volta a iscrivervi al mio canale, che è Mr. Natanini Cosplay, lasciare un like, un commento, che a me fa sempre piacere, e attivare la campanellina per non perdervi le future notifiche video.
ci vediamo alla prossima. Ciao, a presto!